Il nostro era un documento che assolutamente non doveva essere reso pubblico, era una nota in cui scrivevamo al nostro segretario nazionale Matteo Salvini chiedendo un incontro interno alla Lega A per valutare i risultati delle votazioni degli ultimi percorsi elettorali che non sono stati sicuramente favorevoli alla Lega e B per vedere come strutturare il partito sul territorio. Non avevamo nessuna intenzione di renderlo pubblico, non lo abbiamo fatto, il documento è venuto dopo una richiesta informale tramite telefonate, WhatsApp eccetera di incontro con Matteo Salvini. Se noi scriviamo a Matteo Salvini dicendo che c'è bisogno di rivedere la situazione amministrativa e anche sia della gestione del governo regionale ma anche dell'organizzazione del partito, significa che noi volevamo l'incontro con Matteo Salvini e anche con Luigi D'Eramo, ma in quella sede. Io rispetto, voglio bene umanamente sia ad Antonietta Laporta che all'amico Fabrizio Montepara, capisco la loro posizione perché oggettivamente loro, essendo consiglieri regionali surrogati, sono più alla mercé di alcuni giochi o pressioni politiche. Se 5 consiglieri regionali, cioè metà del gruppo regionale della Lega in Regione Abruzzo, chiede un incontro al leader nazionale, anche con la presenza ovviamente del coordinatore regionale, per migliorare l'azione politica del partito sia a livello del governo regionale che dell'organizzazione territoriale, io non ci vedo nulla di strano. Se questo non viene concesso, ma c'è un fuoco di sbarramento con la pubblicazione del documento, faccio presente che voi non avete sentito le nostre parole fino ad oggi, non abbiamo rilasciato alcuna dichiarazione perché il documento era e doveva essere interno, perché noi siamo, come dire, conosciamo la disciplina di partito e sappiamo benissimo che le diatribe, i problemi vanno risolti all'interno dei partiti stessi. Ma se questo non avviene, il documento viene pubblicato non da noi e ci sono poi azioni come l'espulsione del consigliere Marco Vecchio e le pressioni fatte su Montepara e Laporta, vuol dire che non c'è nessuna volontà di dialogo e a distanza di 15 giorni la nostra dignità vuole che noi ne prendiamo atto. Noi non rivendichiamo assessorati, non rivendichiamo ruoli, noi siamo qui per mantenere il nostro per continuare a svolgere il nostro lavoro secondo il mandato che ci è stato dato dagli elettori. Capiamo benissimo che pur avendo i numeri per richiedere assessorati, per richiedere altre posizioni eccetera, ma non è certamente questo il momento, perché l'Abruzzo oggi deve pensare a contrastare la quarta ondata, anzi auguro un forte in bocca al lupo all'amica assessore Nicoletta Verì, e l'Abruzzo oggi deve anche affrontare il tema della ricostruzione con i piani nazionali della ricostruzione, che non possiamo permetterci il lusso con crisi politiche in questo momento di mettere in difficoltà la regione, non lo faremo mai. Nasce Valore Abruzzo, che è un progetto più ambizioso che la costituzione di un gruppo, di una componente di maggioranza interna del gruppo misto. Allora Abruzzo vuole essere un laboratorio politico, un laboratorio di idee, un laboratorio che elabori proposte anche nella prospettiva immediata delle necessità che sono derivate dalla programmazione europea e dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi Valore Abruzzo che da oggi inizia a lavorare sui territori per dare quelle risposte che attendono da tempo. Io ho preso atto di quello che mi è stato comunicato attraverso gli organi di stampa, la cosa ormai per quanto mi riguarda è archiviata per partire al passato, quello che mi interessa è il futuro e il lavoro per la Regione Abruzzo nei prossimi giorni. Adesso è tempo di lavorare, abbiamo da subito richiesto un incontro col Presidente Marsilio, al quale avevamo anticipato per correttezza istituzionale, perché non venisse a saperlo dagli organi di stampa che nascesse un nuovo gruppo di maggioranza all'interno di questa consigliatura. Oggi avremo un altro incontro per pianificare e mettere giù un'agenda. Ieri
Ho già parlato insieme all'assessore Campitelli, insieme al presidente Marsilio, di temi seri quali quello della gestione dei rifiuti. Insomma, siamo già al lavoro. L'ambizione è esattamente questa, di costruire intorno, ripeto, anche ad un gruppo consigliare qualcosa di nuovo, di diverso, di interessante, che vada anche e soprattutto a recuperare quella grande fascia di astensionismo che si è rivelato nelle recenti consultazioni amministrative, che conta il 50%, dove dal mio punto di vista c'è tanta gente che attendeva un progetto che fosse rivolto e andasse in questa direzione. Nasce questo nuovo gruppo, Valore Abruzzo, è un gruppo che avrà un proprio peso specifico delle tante proposte e idee che abbiamo, che fino ad oggi purtroppo sono rimaste nel cassetto, non abbiamo avuto questa possibilità di esprimerle, oppure tant'è vero anche che tante volte tante proposte sono andate in commissione e poi dopo bloccate e non andate in consiglio. Un lavoro che viene dal basso, ci viene chiesto dal territorio, quindi tanti amministratori sul territorio, sia Teramano che Aquilano, nel Chietino, nel Pescarese, che ci chiedono con forza, aderiranno nei prossimi giorni al nostro gruppo e avremo una nuova linfa sul territorio con le tante idee che avremo da portare a compimento per la nostra amata Regione Abruzzo.